un'entità talmente forte, talmente potente che era irraggiungibile e molti cittadini veneti del nord e adesso dell'Italia si riconoscono in questo. Io credo che si debba ritornare a costruire una nostra identità, un'identità che si basa sulla costruzione del futuro, perché il futuro nostro non è legato semplicemente al nostro interno, ma legato al destino dell'Europa, e noi come veneti in Europa e nel mondo, così come i veneti antichi hanno saputo solcare mari e terra e aver portato civiltà da tutte le parti. Io credo che dobbiamo essere orgogliosi di essere della Liga Veneta e orgogliosi di farlo trasmettere anche ai veneti, perché hanno una grande occasione, quello di rivedere un partito, un movimento in Veneto che sia in grado di essere loro fratello, vicini, amici e con l'orgoglio e col cuore di amare il nostro, la nostra territorio e la nostra regione. Grazie. Presidente, militanti, amici. Oggi celebriamo il congresso regionale della Lega Veneta. È la prima regione a celebrare il congresso regionale, la prima regione ad aver celebrato tutti i congressi provinciali, così come avevamo promesso, così è stato fatto. Oggi io non sono qui contro qualcuno, sono qui per qualcosa, sono qui per un progetto che abbiamo costruito in questi 2 anni in silenzio, insieme a voi, insieme alla grande squadra della Lega. Sono qui con l'emozione di un giovane che è cresciuto all'interno di questo movimento dall'età di 16 anni. Sono qui davanti alla famiglia politica che mi ha cresciuto e che mi ha consentito di fare il consigliere comunale prima, il coordinatore dei giovani, il segretario provinciale, il sindaco della mia città, il deputato e il commissario regionale. Una famiglia che io voglio onorare ogni singolo giorno della mia segreteria regionale. Sono qui per iniziare insieme a voi un cammino nuovo, un cammino fatto di passione, fatto di idee, fatto di coraggio, fatto di operatività. Sono qui per difendere le migliori energie di questo movimento, che sono i militanti, che sono le sezioni, quei militanti che hanno tenuto duro anche nei momenti di difficoltà, anche quando il vento soffiava meno forte rispetto ad adesso, anche quando sembrava molto più difficile restare all'interno di questo partito. Io ringrazio i militanti che hanno tenuto duro, che hanno tenuto duro insieme a me in questi 2 anni non facili, anche perché in mezzo c'è stata una pandemia che ci ha impedito spesso di trovarci e spesso di vederci, e hanno saputo reggere adesso che il vento è tornato a soffiare.